torniamo ora all'ultimo prodotto che il gruppo di lavoro ha realizzato. Indipendentemente da questo workshop, da questi master, Palazzo Spinelli, con il sostegno dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze, dal 2010 gestisce e incrementa via via un sito, questo repertorio delle architetture civili, che oltre alle architetture comprende anche i monumenti che si trovano negli spazi urbani, e che è uno strumento notevolissimo. 2690 schede relative a edifici o manufatti presenti nel centro storico, cioè nell'area dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Per il loro lavoro si è partiti dalle poche notizie che erano state raccolte nelle schede all'interno di questo repertorio. Oltre a avere avuto la possibilità, grazie alle loro ricerche, di perfezionare queste schede, con questi corsisti abbiamo inaugurato nel sito, che quindi è online, gratuito, disponibile, quindi tutti vi possono accedere, una nuova sezione che si chiama Temi e Itinerari. In modo particolare loro hanno lavorato, come avete visto, sul tema dei monumenti celebrativi, quindi su questi primi due itinerari che comunque coinvolgevano anche il tema delle piazze di Firenze Capitale. Poi, per dare un senso di completezza a questo avvio di pagina di sezione di sito, abbiamo con Francesco Luglio, senza il quale questo lavoro non avrebbe potuto concretizzarsi come strumento online, abbiamo inserito altri itinerari che comunque recuperano i dati dalle schede che erano già presenti all'interno del sito. La cosa messa a punto da Francesco Luglio funziona così. Nel momento in cui io clicco l'itinerario, oltre a una breve presentazione delle caratteristiche che ha questa proposta di itinerario, si ha sulla mappa fiorentina il puntamento estremamente preciso, perché è stato fatto con le coordinate oltremodo dettagliate, si individua il monumento, si può andare alla scheda del monumento o direttamente cliccando sul puntatore o dalle schede che appaiono in elenco ugualmente qua con i dati della loro ricerca, ma non la parte conservativa. Questo è il monumento Davidoff, di cui Elena si era arrogata.